Buonasera amici sportivi di Teleide, bentornati a T-Sport, il consueto appuntamento della nostra emittente con lo sport fiorentino e toscano. Oggi apriamo parlando di Giuseppe Rossi che oggi si è allenato con la Fiorentina, per lui una seduta in palestra, ovviamente si fa tanto lavoro di potenziamento sugli arti inferiori del talento italo-americano che si avvicina a grandi passi al ritorno in campo. Avete visto però anche le foto di Giuseppe Rossi che è stato in visita a Coverciano per salutare Antonio Conte, i compagni della Fiorentina in nazionale, ma non solo, ovviamente tutto il gruppo azzurro, ma Pepito Rossi che era a Coverciano anche per un particolare test sulla sua muscolatura, dunque una valutazione della muscolatura di Pepito Rossi concordato nei giorni scorsi da Fiorentina e Nazionale, dunque un modo per scendere ancora più nel dettaglio della preparazione di Rossi in vista del ritorno in campo. Lasciamo per un attimo la Serie A però adesso e andiamo a parlare di Lega Pro, in particolare del Pisa Calcio che sta attraversando un momento davvero particolare. Noi per fare un po' il punto della situazione dovremmo avere in collegamento con noi il collega di Radio Bruno Toscana Andrea Orsini che segue diciamo quotidianamente il Pisa e che ringrazio di essere in collegamento con noi. Buonasera a tutti i telespettatori, grazie a voi di avermi chiamato. Allora Andrea, dicevamo un periodo particolare per il Pisa, quello dell'ultimo momento. Inizierei col dire che abbiamo una notizia proprio fresca di giornata, che è quella sulla successione di Pillon, giusto? Esatto, sì, Amoroso, Cristian Amoroso, ex centrocampista fra le altre squadre anche di Fiorentina e Bologna, che ha chiuso la carriera proprio a Pisa, Pisano, ormai da 4 anni facente parte del settore giovanile del Pisa, aveva allenato per 2 anni nelle Levi Nazionali e per 2 anni, compreso quello in corso, la squadra Berretti, prenderà il posto del dimissionario Giuseppe Pillon. Il Pisa, dopo qualche giorno di riflessione, soprattutto per capire a livello burocratico come sistemare le cose, ha deciso di optare per la soluzione interna per queste ultime 8 partite, nelle quali, al di là della classifica, che comunque non è assolutamente positiva per una squadra che in estate la partita per vincere il campionato, non sarebbe proibitivo un aggancio ai playoff, ma di fatto per tutte le problematiche che ci sono state in questo momento sembra che il Pisa sia aggrappato veramente solo alla matematica. Senti Andrea, in questi giorni abbiamo visto un po' di tutto, sinceramente. Abbiamo visto Pillon che appunto dà le dimissioni dopo appena 2 partite da subentrante a Braglia. Abbiamo sentito della rescissione di Morrone che attraverso l'avvocato dell'AIC ha detto che non è stato mai messo in condizione di lavorare serenamente. Venivamo comunque da un inizio stagione che era stato contraddistinto a dicembre 2014, dall'addio di Pino Vitale che addirittura era stato accusato dal presidente Battini di non aver rispettato il budget. Cosa sta succedendo a Pisa? Perché davvero, come dicevi tu, questa squadra era partita con grandi premesse, con giocatori di assoluto livello, ma soprattutto con il sogno di riportare la Serie B nel capoluogo pisano. In mezzo ci metterei anche l'esonero di Piero Braglia, perché E insomma senza era dubbio, sì, proprio Piero Baglia che è appunto il andato via. tecnico, fra l'altro, che era stato un po', diciamo, il punto di riferimento di questo progetto. Era stato quello che, insieme a Pino Vitale, ci mancherebbe, ma aveva riportato veramente l'entusiasmo a Pisa dopo 2 anni nelle quali le aspettative, gli obiettivi, le ambizioni, gli investimenti non erano stati certamente neanche lontanamente vicini a quelli di quest'anno. Beh, cosa è successo? Secondo me sarebbe difficile poterne parlare in pochi secondi, in pochi minuti. Credo che tutto parta molto da lontano, bisognerebbe capire se veramente le decisioni di prendere Vitale e Braglia sono state decisioni, come dire, corrette, conseguenti ed anche ben pensate, oppure se sono state delle soluzioni per far calmare un po' la piazza. Soprattutto Braglia è stato sicuramente è arrivato a furor di popolo e non spesso questo si tramuta a livello poi di risultati, a livello tecnico, in
riesce a tramutarsi appunto in risultati concreti. Poi c'è stata la vicenda sicuramente del ripescaggio che non ha aiutato e che sicuramente ha complicato non poco le cose al Pisa, anche a livello morale, e quindi di conseguenza anche in quella fase ci sono stati tutta una serie di problemi che il Pisa si è portato un pochino dietro, soprattutto perché nei 10 giorni precedenti all'ufficialità del ripescaggio, tutti, squadra compresa, ambiente, società, stampa, avevano fatto ormai la bocca a una serie B che non si è mai concretizzata, e anche a livello di calciomercato il Pisa aveva impostato tutta una serie di arrivi per la B e poi invece non ha, dopo la notizia del mancato ripescaggio, concluso nemmeno un'operazione in entrata e in uscita per la Lega Pro. E poi una serie di complicazioni a livello di risultati che si sono susseguiti inaspettati, una pressione che probabilmente la squadra non ha retto, delle frizioni che sono iniziate a venire fuori tra i vertici societari, i dirigenti e l'allenatore, che a mio avviso per riuscire a ottenere risultati devono lavorare sempre in piena sinergia, e così non è stato. Prima sembrava ci fossero problemi tra Braglia e Battini, poi tra Braglia e Vitale, e poi insomma il resto l'hai raccontato già te, le dimissioni di Vitale. Da quel momento lì qualcosa nel Pisa è cambiato, anche da parte di Braglia, soprattutto nelle settimane successive. Non dimentichiamo che il Pisa è rimasto 20 giorni senza un direttore sportivo, cosa abbastanza insolita, e un mercato forse non fatto con piena sintonia tra i nuovi dirigenti e il tecnico, i risultati che non sono arrivati, una squadra che probabilmente ha sentito troppo la pressione e l'assillo del risultato. Questo per fare un riassunto il più breve possibile del motivo per il quale forse le cose non sono andate, ecco. Sicuramente continueremo a seguire il Pisa. Io ringrazio Andrea Orsini, giustamente ha detto pochi minuti non possono bastare per raccontare una stagione così difficile. Effettivamente siamo quasi in chiusura, quindi ringrazio Andrea per il suo contributo. Ovviamente cercheremo di seguire al meglio le vicende della squadra nerazzurra, magari anche riascoltando proprio la voce del collega di Radio Bruno Toscana. Grazie mille Andrea. Grazie a voi, buon proseguimento, un saluto a tutti i telespettatori, buon lavoro. E restiamo in Lega Pro dando subito lettura di un comunicato stampa della Cipavia che comunica di aver depositato oggi ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale in merito al caso della partita Arezzo-Pavia disputata lo scorso 8 marzo e conclusasi con il punteggio di 1-1. Come è noto, la Cipavia chiede la ripetizione dell'incontro. Andiamo avanti con la spiegazione di quello che è successo. In pratica, durante la partita tra Pavia e Arezzo, quella di cui la Pavia chiede la ripetizione, l'arbitro Cifelli ha espulso Carcione in seguito a una doppia ammonizione che però appunto l'arbitro non si era accorto di aver assegnato al giocatore aretino. Staremo a vedere come si evolverà la situazione per il Pavia e soprattutto per l'Arezzo. Adesso però andiamo anche a parlare di rugby con un'intervista a coach Marco De Rossi della Firenze Rugby 1931, che si prepara dopo la pausa legata alla nazionale a ritornare in campo per una gara decisiva della Serie Dopo una lunga pausa legata agli impegni del Sei Nazioni, il campionato di Serie A di rugby tornerà questa domenica. Per il Firenze Rugby 1931, la rincorsa alla salvezza ripartirà così con il match interno contro il Cusperugia, attualmente quinto nel girone 1 della pool salvezza e attardato di 3 punti rispetto ai Gigliati. Una gara importante e preparata per ben 2 settimane da coach De Rossi e il suo staff. Ci sono state 2 settimane di sosta dove anche noi abbiamo recuperato qualche giocatore infortunato, sicuramente anche loro si saranno ripresi e rinforzati. Credo che sia veramente la partita decisiva perché siamo uno scontro diretto e nessuno vorrà perdere. Una partita decisiva è anche l'occasione per una piccola vendetta. All'andata, infatti, Perugia vinse 29-17, sorprendendo Firenze anche con la forza di alcuni neoacquisti. Sì, sicuramente i rinforzi che gli sono entrati sono dei bravi giocatori che possono cambiare il livello della squadra. Noi siamo coscienti di questo, ci siamo preparati e dobbiamo prenderci la rivincita della partita persa laggiù. Avremo oltre il fattore campo anche il pubblico che ci darà una mano
e quindi credo che possiamo fare un buon risultato. Ci siamo preparati bene, sappiamo la pressione che c'è per questa partita, però siamo pronti e continuiamo ad allenarci la settimana prossima per arrivare al 100%. Grazie. E Firenze Rugby che festeggia anche la convocazione di Jacopo Bianchi e Michele Mancini Parri con la nazionale Under 18, dunque convocazione per i due giovani gigliati del Firenze Rugby. Guardiamo però adesso anche in conclusione i risultati delle Toscane del girone D di Serie D di calcio, turno infrasettimanale disputato quest'oggi con la Fortis Juventus che ha pareggiato 1-1 contro il Rimini, contro la capolista, in gol Florio per il Rimini e Sanni per la Fortis. Vediamo poi il risultato del Romagna Centro Jolly Montemurlo 2-2 con gol di Gavoci, De Gori, Stampa e Tola, e poi il risultato di 0-0 tra Bellaria, Igea Marina e Scandicci. Per gli approfondimenti anche su questo turno infrasettimanale di Serie D io vi do appuntamento a domani quando torniamo con un'altra edizione di T-Sport. Per il momento un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleiride. Arrivederci.